Benvenuti a questa nuova puntata di Mappamondi. Vedete con me Mirko Mussetti. Ciao Mirko. Ciao. Allora, parliamo dell'avanzata russa, il titolo di questa puntata, perché continua inesorabile, un po' lenta devo dire negli ultimi giorni, però continua l'avanzata russa nel Donbass. E vogliamo dar conto proprio di questo, no Mirko? Allora, io intanto vi anticipo di queste cose, ne parleremo anche nel volume di Limes, la cortina d'acciaio che troverete da sabato in edicola e in libreria e qualche giorno prima online potete leggere gli articoli perché ovviamente è abbonato al digitale e c'è ancora l'offerta fantastica, quindi trovate il link in descrizione, ve lo consiglio. E partiamo proprio dalla carta che c'è in questo volume, appunto, dove vediamo le posizioni sul campo, perché no, il fronte lì è nel Donbass. Che cosa è successo negli ultimi giorni, Mirko? Negli ultimi giorni, i russi hanno dato più spinta alla propria attività bellica proprio nel Donbass, in particolare nell'oblast di Luhansk. Molto più indietro restano comunque nell'oblast di Donetsk. Diciamo che i soldati ucraini in questo momento rischiano l'accerchiamento proprio nella città di Slovyansk e di Lisichansk principalmente. Perché? Perché sono circondati a nord, a est e a sud dagli asset militari russi e soprattutto queste truppe ucraine, che sono i reparti migliori delle forze armate ucraine, sono, diciamo, in possesso di poche munizioni e di poco carburante. Cosa significa? Poco carburante significa faticare a organizzare un ripiegamento. E poche munizioni significa non avere la forza di creare una forza di sbarramento, diciamo, con l'artiglieria. Sono settimane, mesi che diciamo che il principale problema delle truppe ucraine è trasportare i rifornimenti militari occidentali dall'ovest del paese all'est del paese. Questo perché? Perché oltre alle munizioni che possono essere trasportate anche con ad esempio mezzi civili nascosti nei furgoncini, i sistemi pesanti no, non è facile trasportarli sul campo di battaglia, soprattutto se i russi puntualmente distruggono gli snodi ferroviari. E questa è È un una cosa, problema. scusa Mirko, che hanno cominciato a fare, non, cioè una delle differenze con la prima fase della guerra è proprio quella che in questa seconda fase i russi stanno colpendo la catena logistica ucraina e quella degli occidentali in maniera più continua, no? Questa è una delle caratteristiche di questa seconda Esatto. fase. Esatto, soprattutto perché gli occidentali stanno terminando il proprio munizionamento d'origine sovietica, in particolare il calibro 152 di cui abbiamo parlato in qualche altra trasmissione, e devono ricorrere allo standard NATO calibro 155, di cui però non sono in possesso degli obici. Quindi gli occidentali devono fornire le munizioni, ma anche gli obici. Gli obici però non sono subito trasportati al fronte. Ecco che i russi cercano di limitare il trasporto dei sistemi d'arma al fronte. A questo si aggiunge un altro fatto, il fatto che bisogna istruire i soldati ucraini a utilizzare nuovi All'uso di sistemi queste d'arma. armi. E non è un caso, infatti, che i russi abbiano bombardato di recente anche il centro di addestramento di Yavoriv, vicino a Leopoli, causando tipo 300 morti, un qualcosa del genere, distruggendolo totalmente, oltre al centro di addestramento di Desna, vicino a Chernihiv, vicino a Kiev, per Allora, intenderci. io volevo mostrare quest'altra carta in bianco e nero che trovate nel volume, perché nel volume di Limes ci sono alcune carte a colori e tante altre in bianco e nero, e qui vedete proprio il fronte, no? Severodonetsk, che secondo, cioè, i russi hanno detto di averla conquistata, gli ucraini dicono che è stata persa al 70%, insomma, sarà ormai quasi nel pieno controllo russo, sarà 80-90%, però è un luogo chiave strategico del Donbass, come diciamo anche in altre trasmissioni, perché insomma qui rimane solo Kramatorsk, no? Come ultimo baluardo della difesa ucraina del Donbass. Il Donbass, vi ricordo, le vedete, sono i due oblast di Luhansk, già ormai completamente conquistato dai russi, e Donetsk invece ancora per metà conteso.
Sì, esatto. Allora, diciamo che una volta accerchiate le truppe, si fa dura per Kiev. Questo perché? Perché se cade Severodonetsk e Lisichansk, poi resta come un'ultima linea difensiva proprio Kramatorsk, Bakhmut, queste due città. E se cadono anche quelle ultime due città, poi davvero c'è poco o nulla fino al grande fiume Dnepr, fino a Dnipro. Solo campi, campi, campi. I russi potrebbero decidere a quel punto di avanzare ininterrottamente, conquistando villaggi piccoli e semidisabitati in qualche modo. E, è difficile a quel punto organizzare anche una difesa contro i russi. Questo perché? Perché la difesa ucraina si impernia sulla battaglia urbana, sulla difesa delle città. Non dobbiamo mai dimenticarci che l'Ucraina è priva sostanzialmente di elementi orografici difensivi, come montagne, colline, valli, vallette. Quindi la difesa non puoi che organizzarla nei grandi centri urbani. Ma di grandi centri urbani tra Kramatorsk e Dnipro non ve ne sono. Forse solo Pavlograd, che è comunque in prossimità di Dnipro, è facilmente accerchiabile. Quindi diciamo che è per questo che l'Ucraina insiste per difendere a oltranza Severodonetsk, Lisichansk o comunque questi centri urbani nel Donbass. Se si disintegra il fronte del Donbass, si fa veramente dura per Kiev, che ha anche un problema di uomini a questo punto. Se gran parte delle truppe cadessero prigioniere dei russi, ci sarebbe il problema di cercare altri uomini che cerchino di organizzare la difesa. Non deve stupire che ieri o l'altro ieri il comune di Odessa abbia ordinato lo sgombero dei blocchi stradali nella centro città. La scusa è stata quella di dire che inibiva il commercio, diciamo, però è una scusa. La verità è che servono uomini da spostare al fronte. Quindi si prendono anche gli uomini dei blocchi stradali di Odessa, per intenderci. Allora, Il torniamo un vero attimo. problema potrebbero non essere le armi nelle prossime settimane, ma proprio la carenza di personale, di uomini. Allora, quindi torniamo un attimo alla carta. Anzi, a proposito di carta, volevo segnalare per chi volesse proprio conoscere l'esatta collocazione del fronte, la collocazione delle varie brigate, eccetera, il lavoro che sta facendo Parabellum, un canale YouTube di Mirko. Molto appunto, trovate, lui sta realizzando questa carta molto dettagliata del fronte, quindi per chi volesse approfondire vi segnalo Parabellum che si sta occupando di questa guerra in maniera approfondita anche come abbiamo fatto noi, ma solamente in parte, ovviamente lui si dedica solo agli aspetti militari. Detto questo, allora dicevamo, la questione è che in realtà quello che dicevi, quella zona agricola che si trova tra il Donbass e il fiume Dnipro, se lo diciamo all'Ucraina, è importante anche per le risorse agricole perché ricordiamo i russi hanno preso Mariupol ormai in maniera completa, ma non solo, come mi dicevi tu prima della trasmissione, hanno sminato il porto, quindi c'è quest'altra partita sui cereali dove i russi potrebbero sottrarre i cereali già coltivati in queste zone che riuscissero, se riuscissero ovviamente a controllarle, anche riuscire a portarle via attraverso Mariupol, eventualmente anche a venderle. Eh sì, allora, tanto per cominciare è bene precisare che la terra ucraina è fertilissima, al punto che in alcuni anni si fa addirittura doppio raccolto, e questo non va sottovalutato. E, cosa succede? Che i russi hanno di recente sminato proprio il porto di Mariupol, proprio per riattivare subito i commerci mercantili da quel porto. Infatti, la prima nave salpata, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, trasportando verso il porto russo Rostov sul Don del preziosissimo acciaio. Non dimentichiamo che il Donbass è, diciamo, famoso anche per l'estrazione mineraria e per l'industria siderurgica. Ma oltre a queste materie prime molto richieste sul mercato mondiale in questo periodo, è molto richiesto anche il grano. Soprattutto grano, mais, sorgo, i cereali in linea di massima.
E abbiamo sentito parlare in questi giorni proprio di crisi alimentare, di guerra alimentare addirittura. Bene, cosa vuol fare la Russia? Beh, vuole sequestrare i cereali ucraini e metterli sul mercato, venderli, ma venderli a chi? Certamente non ai paesi ostili, certamente non ai paesi occidentali, magari a paesi che potrebbe portare dalla propria parte, come il Nord Africa e il Medio Oriente. Non dimentichiamo che l'Egitto è esposto al 73% dall'import di grano ucraino, di cereali ucraini. Quindi paesi come l'Egitto vogliono accedere a quel grano. Come possono accedere a quel grano? Beh, ad esempio tramite il porto di Mariupol. I russi potrebbero usare il grano ucraino per accaparrarsi le simpatie del resto del mondo. Magari anche di più, magari addirittura comprare i voti all'ONU. Molti paesi africani hanno bisogno di grano, potrebbero votare in favore della Russia nei prossimi mesi. Allora, ragioniamo un attimo quindi. Il Donbass, ricordiamo, Luhansk e Donetsk, se i russi riescono a conquistare il Donbass, ricordiamo, facciamo un attimo, diamo un'idea delle dimensioni. Allora, sostanzialmente circa il 20% dell'Ucraina, tutta la parte diciamo conquistata dai russi, in realtà il 6-7% era già la Crimea e le repubbliche separatiste, quindi prima della guerra. Quindi diciamo, al momento, se riuscisse a conquistare il Donbass, la Russia conquisterebbe un ulteriore 14% del territorio ucraino. Ora, quindi qui si apre, no, uno scenario, anzi dobbiamo fare diversi scenari per le analisi. Allora, facciamo prima ipotesi. Se la guerra si ferma qua, i russi conquistano il Donbass e decidono di fermarsi. Allora, a questo punto bisogna capire se si riesce ad aprire un negoziato per il cessate il fuoco, e qui ci sarebbe da chiedersi, no, dal punto di vista russo, è valsa la pena? Cioè, valsa la pena fare questa guerra per il 20% dell'Ucraina, per quanto importante, per le miniere, le industrie, eccetera, eccetera, e poi appunto avere poi il resto dell'Ucraina che sarà ormai antirussa, no, dopo questa guerra, probabilmente, Svezia e Finlandia nella NATO, insomma, diventa un'analisi, no, complicata anche dal punto di vista dei russi, però che magari in questa situazione gli potrebbe, no, convenire. E poi abbiamo altri, invece, gli scenari opposti, cioè lo scenario più favorevole dei russi, se sei d'accordo Mirko, è che se dovessero conquistare Kramatorsk, un crollo delle forze armate ucraine che a quel punto non hanno più ostacoli alle loro spalle, e quindi i russi magari potrebbero compiere un'avanzata massiccia, no, se il fronte ucraino crollasse completamente. Oppure c'è lo scenario invece al contrario, dove invece una nuova avanzata russa sarebbe fermata dagli ucraini, magari a Zaporizhia, a Dnipro, no, nei centri urbani, eccetera, e magari per i russi si ripresentano i problemi che avevano di logistica, eccetera. Allora, intanto, se tu sei d'accordo su questi, diciamo, tre scenari, no, due estremi e uno un po' intermedio, secondo te che analisi si può fare su questi scenari? Allora, secondo me Putin non sarebbe contento di accontentarsi solo del Donbass, magari del Donbass allargato, quindi ai confini degli oblast amministrativi, per intenderci. Perché? Perché ci ha messo molto della propria immagine, ci ha messo molte risorse importanti sia dal punto di vista economico che militare, ci sono stati molti morti e feriti tra i russi. Quindi accontentarsi di così poco? Bisogna capire se Putin possa accontentarsi di così poco, soprattutto perché se davvero dovesse crollare Kramatorsk, c'è tanto campo libero di fronte a sé. Potrebbero davvero puntare a quel grande fiume, il Dnepr, che è ben disegnato nella cover di Laura Canali del prossimo numero. Diciamo che questo fiume potrebbe essere davvero lo spartiacque di questa guerra. Soprattutto perché da Kramatorsk a Dnipro, o meglio in particolare se non sbaglio da Lysychansk a Dnipro, c'è una grande autostrada peraltro che potrebbe essere impiegata dalle forze armate russe per raggiungere questo importantissimo centro fluviale. Diciamo che Dnipro e Zaporizhia potrebbero essere i due centri a cui punta Putin, ma senza necessariamente il bisogno di conquistarli. Sono due centri divisi dal fiume. Potrebbero o conquistare i quartieri orientali,
quindi sulla sponda sinistra del fiume Dnepr, oppure semplicemente rinunciarne alla loro conquista. Perché? Perché sarebbe davvero complicato assediare città ben più grandi di Severodonetsk. E diciamo che secondo me Putin a questo punto punta a conquistare tutto quel terreno agricolo che c'è tra Kramatorsk e Dnipro, sia per i vantaggi economici, ma soprattutto per inspessire il corridoio logistico tra il Donbass e la Crimea, quindi allontanando le truppe ucraine dagli importanti porti di Mariupol e Berdyansk. Quindi la missilistica ucraina non deve colpire più Mariupol, deve essere messo al sicuro come porto formidabile dal punto di vista strategico. Allora, per far capire, scusa, alle persone che stanno guardando adesso appunto la cartina, quindi obiettivo minimo il Donbass, la parte tratteggiata con la linea rossa, secondo step potrebbe essere cercare di arrivare fino al fiume, no, che vedete sulla carta. Poi ovviamente ci sono gli scenari, eventuale attacco sud-est, ne abbiamo parlato in altre trasmissioni, l'importanza strategica di questa città, o addirittura andare verso il nord, ma questo appunto non lo sappiamo, dipenderà appunto dallo stato della delle difese ucraine e anche dallo stato, sì, delle forze russe, no? Sì, secondo me è attualmente il più verosimile è il fatto che la Russia punti a controllare l'intero quadrante sud-orientale dell'Ucraina. Quindi un po' di più di quello che ha ottenuto finora, sicuramente obiettivo minimo è prendersi tutto il Donbass, tutto il bacino del Donetsk. Quello lo do per scontato, anche perché stanno arrivando sempre più forze armate russe in questa zona, mentre il morale delle truppe ucraine tende a vacillare. Ci sono molti soldati ucraini che oggettivamente si stanno arrendendo, spesso anche accusando il governo centrale di essere stati lasciati in avanscoperta con poche munizioni, poco carburante, e serpeggia anche una, diciamo, un'accusa, ovvero che a ritirarsi qualche truppa c'è stata. Ma chi? Beh, Pravi Sektor e Dar. Quindi i gruppi banderisti si sono ritirati da Severodonetsk lasciando avanti le truppe regolari, e questa cosa tende a non piacere alle truppe regolari ucraine. Perché? Perché proprio quei gruppi più radicali si sono ritirati per prima, lasciando avanti magari persone non proprio disposte a morire per il Donbass. Certo, poi ci sono anche delle crepe che si stanno manifestando nel governo ucraino, nella politica ucraina, ma insomma questo poi lo affronteremo, vedremo in altre trasmissioni. Comunque i scenari sono aperti, insomma, vedremo, esatto, vedremo gli sviluppi ovviamente, perché insomma questa guerra già ci ha rivelato, ci ha riservato un po' di sorprese, no? Però secondo te l'impiego comunque del numero dei mezzi usati dai russi è sufficiente per tenere il controllo di questo quadrante sudorientale ucraino? Perché una delle questioni fin dall'inizio di questa guerra è stata che le forze messe in campo dai russi sembravano, diciamo, non sufficienti a controllare un paese così grande, no? Questa è stata una delle questioni fin dall'inizio. Poi se i russi dicevano che loro lo facevano, no, per non che consideravano fratelli ucraini, oppure più probabilmente perché non volevano impegnare delle forze geograficamente vicine, no, all'Ucraina, sono state impiegate soprattutto truppe che venivano da altri quadranti, non dalla Russia centrale, dalla Russia, diciamo, slava. Insomma, adesso, indipendentemente dalle varie posizioni che ovviamente che divergono. Ecco, secondo te le forze che hanno messo in campo finora i russi sono sufficienti a controllare questo territorio? Allora, non sono tantissime, ma potrebbero essere sufficienti. Mi spiego, nella prima fase di questa guerra i russi tendevano a mandare avanti la vecchia ferraglia, i vecchi carri armati, i T-70 per intenderci. Oggi nel Donbass si vedono anche i nuovissimi Terminator. Questo perché prima i russi mandano avanti la vecchia ferraglia affinché gli ucraini consumino le proprie armi migliori, ad esempio i Javelin, i famosi missili anticarro di produzione statunitense, contro i mezzi più obsoleti russi. Ora che quel munizionamento sta finendo anche agli ucraini, i russi entrano con tecnologia un po' migliore, tipo appunto i Terminator. Questo è l'impianto strategico russo, ma
comunque non sono grandi numeri, le truppe non si contano a milioni, i soldati russi per intenderci, così come non si contano a milioni i mezzi impiegati, però potrebbero essere sufficienti per controllare il quadrante sud-orientale dell'Ucraina. Il controllo però militare deve andare di pari passo a un controllo, chiamiamolo geoculturale, deve essere accompagnato da un processo di russificazione. E i russi l'hanno già iniziato questo processo. Infatti io direi, Mirko, in conclusione concentrarci proprio su questo, e faccio vedere appunto invece l'oblast di Kherson, che vedete appunto nella parte, diciamo, sinistra, la parte occidentale della carta, che è stata una delle prime a essere conquistate ed è fondamentale per il controllo e la logistica della Crimea. Ecco, che cosa sta succedendo a Kherson? Come sta procedendo la russificazione di questa regione che è già iniziata? Sta procedendo in modo piuttosto spedito. All'inizio si è iniziato controllando ovviamente il sistema mediatico. Attualmente si prendono solo canali televisivi e radiofonici russi, non ucraini. In secondo luogo si è passati a controllare il sistema di internet e dei cellulari. Attualmente in queste città si fa le file per avere le SIM card russe, quindi per avere telefonia e internet russi, non ucraini, non funzionano più i cellulari, la telefonia ucraina in queste zone. E questo cosa significa? Significa anche controllare l'informazione in queste zone. Ma non finisce qui. I russi hanno dei grossi programmi, ad esempio in ambito scolastico. In queste zone l'amministrazione civile militare nuova di impianto russo sta organizzando i programmi scolastici del futuro, del prossimo autunno. Hanno già avvertito che si ritirano dal processo di Bologna, il sistema di armonizzazione dei sistemi scolastici in Europa, così come si ritirerà la Federazione Russa da questo processo. Questo perché? Perché i docenti russi non devono emigrare andando verso altri paesi occidentali ad insegnare. Quindi si tiene il personale qualificato all'interno della federazione ed eventualmente proprio nelle zone occupate dall'Ucraina. Questo cosa ci dice? Ci dice che in autunno, quando riapriranno le scuole, la Russia impartirà una seria lezione nella lingua degli zar. Gli studenti andranno a scuola e sentiranno parlare solo in russo e verranno insegnati programmi scolastici russi. Questo è un concetto molto forte di russificazione. A questo si aggiunge infine proprio lo scontro frontale, principe, cioè quello sui documenti. Putin ha firmato di recente un decreto per agevolare la consegna di passaporti russi nelle zone occupate. Cosa significa? Chi farà domanda di cittadinanza russa dovrà ottenere risposta positiva o negativa, a seconda dei casi, entro 3 mesi. Questo può sembrare un dettaglio, ma no, è molto importante, perché la Russia sta sfidando frontalmente l'Ucraina anche in campo burocratico. L'articolo 4 della Costituzione ucraina parla di cittadinanza unica e la legge sulla cittadinanza unica impone, diciamo, la non possibilità di avere più di un passaporto. Per capirci, se un ucraino possiede 2 passaporti, per la legge, per l'ordinamento ucraino, vale solo il passaporto ucraino. Anzi, ci sono leggi e interpretazioni piuttosto restrittive del dettame costituzionale che tende a criminalizzare il possessore di un secondo passaporto. L'iniziativa putiniana, ovvero di consegnare passaporti russi ai cittadini che ne facciano richiesta, significa mettere Kiev di fronte a un dilemma, perché il cittadino ucraino che fa domanda di passaporto russo ipso facto rinuncia ad essere ucraino, ed è un messaggio fortissimo, soprattutto in tempi di guerra e soprattutto nelle zone occupate. Significa che il cittadino accetta la nuova autorità, imposta o meno, ottenuta militarmente o meno, ma questo è quanto.
Quindi il processo di russificazione è già cominciato e continuerà seriamente. Perché? Perché i cittadini più ostici verso l'aggressore probabilmente hanno già abbandonato questi territori e probabilmente non ci torneranno. A questo si aggiunge il fatto che la Russia potrebbe procedere secondo lo stesso modello fatto nel corso dei secoli, ovvero certo. Il piantagrane lo sposti all'interno dei territori della Federazione Russa, della Russia, nell'entroterra profondo, magari in Siberia o in Estremo Oriente. Nel frattempo verranno magari nuovi amministratori, funzionari della Federazione Russa, nuovi insegnanti, nuovi sindaci. Quindi il quadro che ci stai delineando, Mirko, è che adesso poi vedremo, no, più o meno il confine dove si fermerà, no, chi guadagnerà cosa, e ovviamente si spera in negoziati che portino almeno a un cessato il fuoco, non sicuramente una pace, però in ogni caso in prospettiva questa zona che era, no, abbiamo detto tante volte in passato, abitata da russi, ucraini, da ucraini russofoni, che era insomma un misto, adesso ormai si radicalizza, cioè la parte che sta con i russi, appunto questo processo di russificazione, quindi si tornerà a parlare solo russo come ai tempi sovietici e così via, e dall'altra parte però la guerra sta portando, l'abbiamo visto in altre puntate, no, la radicalizzazione in senso opposto, quindi usare nomi solo ucraini, chi parla russo viene visto, no, di cattivo occhio ormai nel resto dell'Ucraina. Quindi adesso, indipendentemente da dove ci sarà questa nuova linea, e questo è proprio già, questo è uno dei problemi grossi, questa linea, infatti anticipo che ci sarà un approfondimento di Oretta Moscatelli proprio sul concetto di vittoria, perché qui è in discussione il concetto di vittoria stesso, però insomma quello che sarà un appunto una barriera forte, solida, e quindi io tornerei anche al titolo di Limes, no? Vi ricordo la cortina d'acciaio, che appunto è dalla cortina di ferro della guerra fredda, si passa a una cortina d'acciaio, cioè ancora più dura e ancora più forte e più pericolosa. Non riusciamo qui ad approfondire il tema, però insomma si riparla di armi nucleari, esercitazioni nucleari da parte di Mosca in risposta all'invio di missili da parte degli Stati Uniti, insomma, ecco, non diamo buone notizie come al solito. No, esatto, sicuramente l'aspetto geoculturale del conflitto è formidabile ed è potentissimo. Il solo fatto che i russi abbiano cominciato a introdurre nelle regioni occupate il rublo ci lascia intendere che i russi non sono venuti per andarsene subito, sono arrivati in Ucraina per restarci. Quindi il fatto che a Kherson entro 3-4 mesi si userà solo il rublo ci dice questa cosa, oltre al fatto che la previdenza sociale ucraina stia prendendo piede in queste zone. Le pensioni sono pagate in rubli dalla federazione attualmente e gli stipendi dei funzionari pubblici, quelli che ovviamente accettano di buon grado il nuovo corso, sia in rubli, ci dice che la Russia stia proprio penetrando nei gangli di queste regioni anche dal punto di vista burocratico, fiscale, monetario, e quindi i russi non sono arrivati per andarsene presto. Kherson non sarà oggetto di negoziato, insomma, dal punto di vista di Mosca. Vabbè, quello è chiaro. I territori consolidati ormai saranno sotto Mosca, poi si può decidere sul come. Facciamo un referendum, non facciamo un referendum, annessione secca, stato fantoccio tramite una repubblica separatista di Kherson. Su questo si ragiona. Ovviamente poi non è detto che chi conquisti la maggior parte del territorio gli convenga, cioè, perché poi si pone la questione di un'Ucraina distrutta e ciascuno delle due parti, cioè l'Occidente, Stati Uniti da una parte e gli europei e dall'altra invece la Russia, avrà il problema di ricostruire, quindi spendere dei soldi per ricostruire la propria parte di Ucraina, mettiamola così. Ma di questo parleremo appunto in una prossima puntata di Mappamundi, dedicata appunto al volume e a questa questione. Io, Mirko, ti ringrazio, ti do appuntamento alle prossime trasmissioni, insomma. Grazie, grazie mille. Grazie.